vittoria schiacciante. Sì, non me l'aspettavo neanche io. Mi aspettavo l'affetto che mi hanno sempre dimostrato i miei concittadini, ma non fino a questo punto, perché abbiamo avuto tanto coraggio a dire di voler fare poche liste, pochi candidati, però rinnovamento, rinnovamento, rinnovamento. E quindi credo questo messaggio sia stato percepito, era quello che sentivo nell'aria, che avrebbero voluto i miei concittadini, ho dato loro questa opportunità e loro mi hanno ripagato. Però credo che abbia vinto questo rapporto che ho sempre avuto con i quartieri, con la gente normale, con la gente comune che ha sempre dimostrato grande affetto. Credo che abbiano bisogno anche di un sindaco che sappia dimostrare di essere fortemente attaccato a loro. Ecco, c'è chi le attribuiva uno scarto insomma a suo favore di un 10 punti, 5-10 punti, ma insomma quella che sta emergendo è una percentuale ancora più ampia. Sì, anche noi ci aspettavamo quella percentuale, però credo che non abbia ripagato neanche l'atteggiamento dell'opposizione, che io comunque alla fine accetterò ugualmente. Però questa non è una città in cui le accuse, gli sgambetti, il fatto di dover discriminare per forza di cose l'altro, io credo che siano stati puniti anche da questo punto di vista. La nostra è una città mite, una città in cui il cittadino vuole partecipare alla politica, vuole ascoltare i programmi, ma quando si fanno degli attacchi gratuiti credo che alla fine non ripaghi. Ma io l'ho sempre detto, la prima sarà quella di unire la città, finite le elezioni, perché dobbiamo lottare tutti contro questa grande disoccupazione giovanile. Quindi per me questo viene al primo punto. Però credo che quella di dare una prospettiva ai giovani interessa a tutte le famiglie di Catanzaro.